e poi vide per la prima volta Lope de Vega messo in scena da immigrati ebrei sotto un tetto spiovente, all'ultimo piano di un magazzino arredato in modo provvisorio. E ciò che vide lo colpì come un fulmine a ciel sereno. Io sono Matteo Caccia e questo podcast si intitola Per antiche strade, storie di viandanti che hanno fatto l'Europa. Capitolo quinto, il cercatore di fortuna. C'è una cosa che dovete sapere di questo libro, Per antiche strade, un viaggio nella storia d'Europa, che Matthijs Deyn, che è l'autore, inizia ogni storia, ogni capitolo, con quella che, diciamo, quelli che si intendono di narrazione chiamerebbero una backstory, o probabilmente in questo caso sarebbe più corretto definirla una front story, cioè una storia che sta di fronte, che viene dopo, mentre la backstory è la storia che sta dietro e che ha dato origine alla storia che stiamo per raccontare. In questo caso invece è una storia che lui ha vissuto personalmente, è un piccolo episodio che è abitualmente legato al luogo in cui si è svolta la storia che lui ha raccontato. Cioè, Matthijs Deyn fisicamente, per scrivere questo libro, si è recato nei luoghi dove o sono partite le storie dei protagonisti dei suoi racconti, oppure ci sono passate. E qui, in apertura di questo capitolo, Il cercatore di fortuna, lui si trova su un valico di montagna tra la Francia e la Spagna, e qui dice, e lui parlando con un marito e una moglie che si sono trasferiti in questo valico e gestiscono un piccolo rifugio, lui dice: ebbene, tutto è cominciato qui, cioè la storia che sto per raccontarvi è cominciato qua, perché Jacob Barocas, cioè questo ebreo errante, era sfuggito dall'inquisizione spagnola all'inizio del 600 attraverso proprio questo passo. Lui se la pone come domanda, questa frase, però sembra, diciamo, sembra proprio l'inizio di questa storia. Questa è la storia di un ebreo sefardita e della sua compagnia di attori un po' scalcagnati e girovaghi, come erano all'epoca gli attori, che porta per la prima volta in Olanda il grande teatro spagnolo, e lo fa proprio per sfuggire dall'inquisizione. Quindi è pieno di attori, è pieno di spettacoli, è pieno di travestimenti questo capitolo di Per antiche strade. E uno dei protagonisti, anche se diciamo non è presente, ma è presente con la sua scrittura, è Lope de Vega. Lope de Vega è stato un poeta, è stato uno scrittore, uno dei più grandi scrittori spagnoli, oltre che drammaturgo ovviamente. È stato uno di cui Cervantes disse è un prodigio della natura, ha scritto tantissimo, e qui si parla di uno dei suoi testi, che è La hermosa Esther, la bella Esther. Stiamo facendo riferimento al personaggio biblico ovviamente, ed è la prima volta che questo testo viene messo in scena fuori dalla Spagna. E quindi questa compagnia guidata da questo ebreo sefardita e condotta da attori, tra l'altro se per caso avete confidenza con il teatro o se amate la vita o le storie legate agli attori, qui si scoprono un sacco di cose magnifiche. Ad esempio che nessun attore all'epoca faceva un mestiere come unico mestiere l'attore, stiamo parlando di metà del 1600. Tutti facevano altro, perché l'attore viveva di pochissimo, viveva di alcune mance che gli venivano date nei teatri, e quindi tutti facevano un doppio lavoro, chi lavorava in banca, chi invece faceva il carrettiere, chi vendeva la frutta o la verdura al mercato, insomma facevano tutti altro, però erano degli attori straordinari. Ma c'è una grande rivoluzione all'interno di questo racconto, la rivoluzione che è portata dal viaggio che questa compagnia inizia a compiere attraverso l'Europa, arriva fino in Svezia, mette in scena questa rappresentazione di Lope de Vega davanti alla regina di Svezia, davanti alla figlia della regina di Svezia, che diciamo una femminilità particolare, per la insomma Matthijs Deyn la definisce molto meglio di così, e poi tornano ad Amsterdam e per la prima volta in un teatro a recitare la parte di una donna. È una donna, che è una cosa che non era mai accaduta prima. Anche i drammi shakespeariani sono sempre stati interpretati nelle parti femminili da attori uomini, da attori maschi, e quindi c'è un grandissimo fermento per la prima, ed è proprio questo pezzo che vi voglio raccontare attraverso un passaggio di Per antiche strade, perché siamo ad Amsterdam e sta per succedere tutto. È il 1659, lo spettacolo sta per debuttare, e
Se fate silenzio e se ascoltate bene, potete sentire il mormorio del pubblico in sala. La prima del 9 giugno 1659 fece registrare il tutto esaurito. Il cortile si riempì prima del solito. La coda arrivava fino all'angolo con la Rundstraat. Gli animi erano eccitati prima ancora che cominciasse lo spettacolo. Il tiranno domato da una donna, interpretata da una donna vera in un dramma di Lope de Vega, con non solo un'atroce resa dei conti sulla scena, ma anche un re lussurioso che faceva sfilare giovani fanciulle e alla fine sceglieva Susanna. Molti tra gli spettatori conservavano un ricordo febbrile delle volte in cui l'avevano vista danzare e recitare, l'abito sollevato con la compagnia dei commedianti alla fiera. La sala era dunque più animata del solito, nonostante la maggior parte dei biglietti, anziché venduta, fosse stata omaggiata ad amici dei reggenti e a figure di spicco del mondo dell'arte e della letteratura. Tra il pubblico c'era Rembrandt van Rijn e anche Ian Stein era arrivato in città da Leida con la barca a traino per poter essere presente. Da un lato c'era il trono del re di Persia con lo scettro, al centro della scena un grande tavolo imbandito con candelieri, brocche, boccali d'oro, vassoi colmi di frutta, arrosti e pane. In sala aleggiavano odori di cucina. Intorno al palco erano appesi arazzi che da lontano sembravano molto preziosi. Attraverso le colonne si vedeva l'atrio della reggia e la piazza retrostante con nel mezzo in bella mostra un capestro. Poiché tutti conoscevano il racconto biblico, ogni elemento della scena aveva un significato. C'era il trono davanti a cui Esther si sarebbe inchinata, lo scettro che avrebbe accarezzato e baciato, il tavolo al quale si sarebbe decisa la sorte di Aman e la forca a cui sarebbe stato impiccato. Mentre Servuters dava il benvenuto al pubblico, tacendo il nome di Barocas, nell'atrio della reggia comparvero due uomini che si sporsero a guardare e indicarono il fasto della tavola imbandita. Uno di loro disse quello che tutti percepivano: «Là dove strepita l'opulenza, c'è arroganza». La sventura era stata annunciata, lo spettacolo era cominciato. Per Antiche Strade è un podcast prodotto da Iperborea in collaborazione con l'Ambasciata e il Consolato Generale del Regno dei Paesi Bassi.